Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a riparare questo lettore CD abbastanza vecchiotto che presenta l'errore no disk. Con l'occasione vedremo come testare alcuni componenti elettronici e come modificare, aumentandola, l'intensità del fascio laser. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questo boombox Panasonic modello RX DT37, appartenente ai gloriosi anni 90, dispone di due DAC cassetta nella parte superiore, un equalizzatore di tutto rispetto con pulsante bass boost e naturalmente il lettore CD. Quest'ultimo, tuttavia, una volta inserito un qualsiasi compact disc, non sembra funzionare correttamente, restituendo, dopo qualche decina di secondi, l'errore no disc. Il motorino naturalmente si ferma e non vuol più saperne di leggere altri dischi. Interessante notare che, nonostante il lettore provi a leggere la traccia del disco, non riesce nemmeno a leggere la cosiddetta traccia di indicizzazione. Solo una volta individuata questa traccia, infatti, può partire la riproduzione. La traccia Table of Content o di indicizzazione si trova al centro all'inizio del disco. Questo fa pensare ad un problema di posizionamento iniziale della testina. Tuttavia, potrebbe esserci semplicemente un problema di mancata focalizzazione della lente. Vediamo quali sono le operazioni e i tentativi che possiamo effettuare per ripristinare la funzionalità di questo lettore CD andando per gradi. Vedremo alcune procedure di risoluzione che sono semplici e alla portata di tutti e altre che invece richiedono un po' più di dimestichezza con l'elettronica. Ma niente paura perché sono qui apposta per voi. Per cominciare dobbiamo accedere all'unità lettore CD interna. A tal proposito svitiamo tutte le viti presenti sul retro dopo aver torto la spina per non prendere la scossa, mi raccomando. Il primo intervento riguarda la pulizia della testina di lettura. Si tratta di un'operazione delicata, ma non così complicata. Una volta rimosse tutte queste viti, andiamo a separare le due metà del boombox, la parte frontale da tutto il resto. Mettiamo da parte il frontale contenente gli altoparlanti e concentriamoci sulla restante parte. Abbiamo un circuito stampato centrale principale a cui si collega tutto il resto e poi la nostra unità lettore CD posta in basso. Cominciamo con rimuovere l'unità lettore CD svitando questa staffa di bloccaggio. Allorquando si verifica un problema di lettura, la prima operazione da compiere è sempre quella della pulizia di questa lente di lettura del laser riflesso dalla superficie ottica del CD. La presenza di sporco impedisce la riflessione verso il fotodiodo presente nella testina. La lettura di un disco CD richiede notevole precisione. Il laser infatti spara la luce sulle tracce che di riflesso viene letta da un fotodiodo presente su questa testina. Andiamo a pulire questa lente con dell'alcol isopropilico e un cotton fioc. Si tratta di un'operazione molto delicata che richiede la massima cura. Strofiniamo circolarmente il cotton fioc senza premere troppo sulla lente per non danneggiare gli elettromagneti necessari al focus. Durante la lettura, infatti, la lente viene avvicinata e allontanata dal disco fino a trovare il focus per sincronizzare correttamente il segnale digitale. La presenza di sporco non permette questa sincronizzazione. Premendo eccessivamente possiamo danneggiare irreparabilmente questo meccanismo. Andiamo a verificare con una lente di ingrandimento la corretta pulizia e soprattutto l'assenza di pelucchi residui del cotton fioc. A questo punto possiamo reinserire l'unità lettore CD nella sua sede, ripristinando anche la staffa di bloccaggio. Nel rimontare questa unità lettore CD prestiamo attenzione al flat bianco di collegamento e andiamo a testare nuovamente il nostro disco. Niente da fare, questa pulizia non ha sortito alcun effetto. Trattandosi di un impianto molto vecchio, potrebbe esserci qualche problema con l'elettronica di controllo oppure con l'unità laser ottica della testina.
che sebbene sia venduta come parte di ricambio, non rende quasi mai conveniente la riparazione. Per esaminare la scheda di controllo presente su questo lettore CD, andiamo a smontare nuovamente l'unità. Stavolta, per effettuare questa verifica, andiamo a scollegare la flat che la collega al resto del circuito e andiamo a separare l'elettronica di questa unità dalla meccanica in modo da effettuare una verifica più accurata. Per separare la meccanica dal circuito stampato è necessario sbloccare i perni degli ammortizzatori agendo con un cacciavite all'interno di questi perni. Mettiamo da parte questo primo perno e andiamo a togliere il secondo. Le relative molle rimangono in posizione e verranno successivamente tolte. Quest'ultimo ha una testa piatta e quindi è differente dal primo. Con l'aiuto della mia pistola dissaldante ad aspirazione ZD915 vado a rimuovere lo stagno sui due contatti di ciascuno di questi due motori. L'uno che serve per far girare il disco, l'altro per far muovere la testina lungo le varie tracce. Dopo questa operazione di dissaldatura, l'unità è completamente smontata e il PCB è separato dalla meccanica. Prima di incolpare l'unità ottica, il responsabile principale, occorre andare a verificare alcuni componenti sul circuito stampato. Cominciamo col verificare questo micro switch di fine corsa che rileva la posizione iniziale della testina e potrebbe essere uno degli indiziati. Multimetro sulla funzione test di continuità, andiamo a premere il micro switch. Questo micro switch funziona. A questo punto andiamo a verificare la bontà di questi condensatori elettrolitici che notoriamente nel corso degli anni, a causa dell'essiccazione dell'elettrolita presente al loro interno, oltre a perdere parte della loro capacità iniziale, possono aumentare il loro valore di ESR, Equivalent Series Resistance, ossia la resistenza serie equivalente. Questo dato comporta una minore capacità di filtro sulle linee di alimentazione e i conseguenti disturbi andranno a modificare il funzionamento di tutto il circuito. Si tratta di un guasto ricorrente nei circuiti elettronici. Un elettrolitico con ESR elevato potrebbe avere ancora la sua capacità originaria. Per questo è più importante misurare l'ESR della capacità di un condensatore attingendo ad apposite tabelle di riferimento per ciascuna categoria di voltaggio di funzionamento e capacità del condensatore. A tale scopo, per testare l'ESR dei condensatori anche sul circuito, ho ideato questo strumento tester di ESR, per il quale ho realizzato un video di cui vi metterò il link in alto a destra. Più in basso si posiziona la lancetta in fase di test, più basso sarà il valore ESR. Cominciamo da un primo condensatore, verifichiamo lo spostamento in basso della lancetta, ok, verifichiamo quest'altro condensatore. In caso di ESR elevato, la lancetta farà un movimento minimo e dovremo andare a verificare effettivamente il valore corrispondente sulla tabellina incorporata. Vi ricordo che il test dell'ESR si effettua soltanto una volta che avrete scaricato il relativo condensatore elettrolitico, magari nel nostro caso con l'utilizzo di un semplice cacciavite che cortocircuita il positivo con il negativo. Solo dopo aver compiuto questa operazione il test può dare un risultato veritiero. Una volta verificati con questo strumento tutti questi condensatori direttamente sul circuito, non esce fuori alcun problema di ESR, pertanto andiamo oltre nella nostra trattazione. In tutti questi casi in cui non abbiamo un'idea chiara del problema, possiamo per esempio andare a lubrificare con del WD-40 per contatti i flat che collegano l'unità ottica con il PCB. Talvolta infatti l'ossido invisibile presente su questi contatti può pregiudicare il buon funzionamento di queste testine. Infine, come ultimo tentativo, possiamo effettuare un intervento di modifica. Nel corso degli anni infatti questi laser perdono di intensità luminosa, finché a un certo punto il fotodiodo presente nella lente
non riesce più a riconoscere il segnale riflesso dalla superficie del CD. Un trucco per risolvere questo problema in maniera abbastanza grossolana consiste nell'aumentare leggermente l'intensità luminosa in modo da consentire al fotodiodo di continuare a ricevere e riconoscere il segnale digitale. Per questa operazione, tuttavia, è necessario accedere al trimmer che dosa la corrente del diodo laser. Questo trimmer si posiziona in genere vicino alla lente. Tuttavia, essendo sempre il CD in posizione di riposo, occorre far scorrere questo gruppo ottico ponendo una tensione di 3 volt sul motorino di spostamento della lente, in modo da poter rendere visibile il trimmer e potervi accedere facilmente. Grazie a questo piccolo spostamento, il gruppo ottico si trova ora al centro ed il trimmer è più accessibile. Per un primo tentativo, andiamo a spostare questo trimmer di movimenti micrometrici verso destra per aumentare leggermente l'intensità luminosa del laser. Se la cosa non funzionerà, dovremo spostarlo verso sinistra. È importante effettuare piccolissimi movimenti per non aumentare troppo l'intensità di corrente che potrebbe bruciare il diodo laser. Questo laser, infatti, è stato calibrato in fabbrica con appositi strumenti, con un processo di calibrazione che non è possibile replicare nel nostro laboratorio. Inoltre, per dovere di cronaca, occorre sottolineare che questa operazione comporta una maggiore difficoltà di focusing della lente. Pertanto, il meccanismo di focusing sarà più sollecitato da ora in poi. Fatta questa modifica, vado a riposizionare il gruppo ottico nella posizione di riposo e andiamo a rimontare il tutto. Nel frattempo, se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Reinseriamo le molle sugli ammortizzatori e non dimentichiamoci i perni di bloccaggio di queste molle. Vi ricordo che in descrizione troverete il link al mio negozio virtuale dove potete acquistare tutti gli attrezzi e i materiali, nonché i pezzi di ricambio che vedete in tutti i miei video. Reinseriamo la flat del gruppo ottico sul connettore ZIF Zero Insertion Force presente sul circuito stampato. Il meccanismo a slitta permette di non forzare l'inserimento della flat sul connettore. Una volta reinseriti i due contatti dei due motori sul circuito stampato, è il momento di effettuare le relative saldature. Abbondiamo con lo stagno per avere delle saldature perfette e in grado di sopportare le correnti discrete di questi motorini, che in genere funzionano con tensioni intorno ai 3 volt. Bene, a questo punto è il momento di reinserire la nostra unità lettore CD all'interno del suo compartimento ed effettuare un primo test. Per complicare ulteriormente la vita al mio lettore appena riparato, inserisco un CD masterizzato. Dopo l'avvio, il disco ora gira stabilmente, il che è positivo. Attendiamo anche la rilevazione della durata delle tracce. Ecco, a questo punto direi che il nostro laser sta funzionando bene. Vediamo se riusciamo anche a sentire qualche canzone. Come già anticipato, dopo questa modifica, la sincronizzazione, cioè il focusing della testina, è un po' più difficoltosa, ma dovrebbe alla fine avvenire ugualmente. Ed infatti, dopo qualche secondo di attesa, la nostra pazienza viene ricompensata. Andiamo alla traccia successiva e vediamo se riusciamo a sincronizzarci ugualmente. Beh, direi che al momento non ci sono problemi. Questo lettore CD sembra veramente tornato a nuova vita. Thank you.
Buongiorno cara, come stai? Non so dirti cosa c'è che mi porta via da te, il silenzio tra di noi. Naturalmente si tratta di una soluzione non risolutiva perché alcuni compact disc continueranno a presentare lo stesso errore. Bene amici, anche per oggi è tutto. Io come al solito vi ringrazio per la visione e vi invito a mettere like, iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao! Non so dirti cosa c'è che mi porta via da te, il silenzio tra di noi.